Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Così, carissimi, abbiamo pregato nel secondo salmo di questa veglia di preghiera che, quasi facendo un parallelismo, forse un po' improprio, ma a dire il vero mi sembra così immediato cogliere, è quasi una sorta di veglia pasquale. Siamo riuniti nella notte dove celebriamo la Pasqua di Francesco, Francesco che accoglie Sorella Morte cantando, sapendo qual era la sua destinazione, le braccia del Padre. Francesco fino all'ultimo, come dire, ha testimoniato la sua fede addirittura accogliendo la morte cantando, lo abbiamo ricordato nel transito che abbiamo vissuto poc'anzi e che ci ricorda davvero l'ineguagliabile sua statura nel suo credere, nel suo vivere la fede. E ci rendiamo conto che queste frasi del Salmo, beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio, sono realmente dette per noi, avendo davanti a noi l'esempio di Francesco. Ed è bello, credo, cogliere queste frasi in questa notte, nella notte. Beato chi trova in te la sua forza, anche quando la notte si affaccia. Anche quando il tempo si fa difficile. Veniamo tutti da un tempo certamente molto complicato e da cui, come dire, facciamo fatica ad uscirne per i problemi che sappiamo. Eppure, carissimi, se siamo venuti qui appunto a celebrare la memoria viva nel nostro cuore di Francesco, quale luce per tutta la Chiesa e per tutti noi, è in fondo perché sappiamo che cosa significano queste parole. Beato chi trova in te la sua forza. Abbiamo coraggio anche noi e sappiamo, carissimi, come fare a trovare in Lui, in Gesù, la nostra forza. La risposta ce l'abbiamo, certamente, ed è Francesco a darcela. E certamente se mentre pensiamo a questo nostro tempo così difficile, dovremmo pur chiederci, visto che siamo stati, come dire, affaticati nel corpo, chiedere se davvero la nostra statura spirituale era tale da poter sorreggere questa sofferenza che abbiamo vissuto e saperla vivere con questa consapevolezza, che siamo beati nel trovare in Lui la nostra forza. Il segreto, ce l'ha detto San Paolo, certamente, è la vita dello Spirito che ci fa trovare in Lui la nostra forza. Ed è, San Paolo lo descrive con queste belle espressioni, ma ci ricorda realmente quanto il Signore ci abbia fatto belli davanti ai Suoi occhi e di quanta grazia siamo veramente avvolti. Corpo e spirito, non due forze contrapposte ci abitano, ma è l'interezza, la bellezza della nostra persona. E tutta la nostra vita, voglia il Signore, come è stata quella di Francesco, ecco, sia una vita sotto il segno dello Spirito, cioè, come abbiamo ascoltato appunto nella prima lettura, quelli che vivono secondo la carne pensano alle cose della carne. Quelli invece che vivono secondo lo Spirito, alle cose dello Spirito. E se siamo qui in questo tempo storico così, che il Signore ha voluto che noi vivessimo, e siamo qui questa sera a ricordare Francesco, bene carissimi, non possiamo uscire da questa chiesa se non ci ricordiamo tutti quanti che è urgente per il mondo e per ciascuno di noi che allo Spirito dobbiamo far ritrovare il primato nella nostra vita, molto concreta.
Guai a noi se fossimo cristiani che pensano solo secondo la carne, direbbe San Paolo, cioè alle cose molto materiali e come se il nostro orizzonte fosse esclusivamente terreno. Non saremmo invece quella iniezione di speranza che i cristiani sono all'interno del mondo. Vengono in mente le parole famose della lettera di Ogneto, no? Dove si dice che i cristiani sono nel mondo ciò che l'anima è per il corpo. È la vita dello spirito che ci fa vivere la speranza in questo mondo. E attenzione, la speranza cristiana, dove tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. E questo non è ottimismo, quella è una speranza piccola, limitata, come abbiamo ascoltato forse con una vuotezza un po' ridondante di chi dice sempre andrà tutto bene, ma non è questa la speranza cristiana. La speranza cristiana è sapere che Dio compie le sue promesse di amore su di noi, che il vincitore di ogni cosa è già deciso, l'ultima parola su ogni cosa è Lui, il suo amore, la sua misericordia. Questa è la speranza che ci abita. E noi, carissimi, che siamo qui appunto in questo luogo e sappiamo appunto davanti a Lui vogliamo prendere forza per la nostra vita concreta. Vogliamo chiedere al Signore di vivere come Francesco, anche la seconda frase di questo Salmo. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Anche noi abbiamo un viaggio da percorrere, che certamente è il nostro cammino di fede, nel quale siamo sorretti dalla forza immutabile dell'amore di Gesù. E Francesco, di questa forza immutabile, è per noi questa sera il timbro, la garanzia più bella e più concreta. Vorremmo chiedere al Signore, per intercessione di Francesco, un po' della sua fede, della fede di Francesco, che gli ha permesso di camminare, sapendo che il Signore era accanto a lui. Sapremo se veramente ci siamo incamminati per questo santo viaggio che è la storia personale d'amore con il Signore di ciascuno di noi, se sapremo fare come Francesco, cioè sapremo rapportarci con il Signore con parole semplici ma piene di lode, piene di gratitudine, prima di ogni richiesta, prima del palesare al Signore ogni nostra necessità, quasi Lui non le conoscesse, ci mancherebbe. Il nostro cuore, se davvero è incamminato per questo santo viaggio, che è la bellezza dello scoprire il Vangelo, il nostro cuore si apre alla lode innanzitutto, alla lode per i Suoi doni, per aver fatto la Sua conoscenza, per il Suo essere costantemente con noi. Questo, carissimi, ha colorato la vita di Francesco, l'ha resa unica. E così vogliamo chiedere al Signore, per intercessione di Francesco, di fare anche noi la stessa identica esperienza. Saremo forse limitati? Beh, la misericordia di Dio non ha paura dei nostri limiti. Lui sa come venirci incontro. Lo abbiamo sperimentato anche in questo tempo di sofferenza, e se siamo qui questa sera è perché lo sappiamo, ne abbiamo fatto esperienza di Lui che compie le sue promesse nei nostri confronti. Chiediamo a Francesco di continuare a starci accanto in questo cammino e di non dimenticare tutto quanto Lui ha vissuto, la sua esperienza di fede, sia per noi e continui a essere per noi scuola, luce, guida, insegnamento, per i giorni che il Signore ci dona da vivere su questa terra, che sono i giorni della testimonianza, in cui ognuno di noi deve fare la sua parte per l'edificazione del Regno di Dio. Francesco ha fatto la sua parte, noi dobbiamo fare la nostra, e abbiamo davanti un uomo che nella sua semplicità vi è riuscito completamente.
chiediamo anche noi al Signore di fare così la nostra parte.